Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video senza il mio faccione. Per chi si ricorda, io sono in viaggio in questo momento per un trasferimento in Italia e non ho più l'attrezzatura. Questi video sono stati tutti registrati a gennaio ma usciranno a febbraio. E oggi voglio parlare di un'altra azienda che è andata a cascare nel mio portafoglio REITs, un'azienda molto interessante, Iron Mountain. Per chi non la conoscesse, vediamo subito qualche informazione qui. Iron Mountain è stata fondata nel 1951 ed è il leader globale per quanto riguarda lo storage e il management delle informazioni per quanto riguarda le aziende, i privati e soprattutto anche gli enti governativi. Più di 125.000 organizzazioni intorno del mondo, con una serie di costruzioni di building per oltre 90 milioni di piedi quadri in 1450 costruzioni, serve circa 50 diverse nazioni del mondo. Sono circa 18 miliardi di valore di asset, in quelli che sono protetti, ed includono anche informazioni critiche per quanto riguarda il business, dati ad alta sensitività e anche alcuni artefatti culturali e storici. L'azienda di per sé è un'azienda che vive ancora leggermente nel passato, perché ha appunto prevalentemente sempre fatto storage di prodotti fisici, come ad esempio faldoni, documentazioni, ma si sta andando anche ad orientare, per quanto riguarda il proprio business, a una nuova implementazione di prodotti che vadano a seguire anche quella che è la parte informatica, per cui l'informatizzazione di tutto quello che è l'archivio e l'archiviazione, che poi il business per quanto riguarda l'azienda in generale e la maggior parte è quello, cioè un business di archiviazione attraverso le proprie buildings. Andiamo a vedere che negli ultimi 12 mesi hanno fatto circa 4 miliardi e 2 di revenue e un circa 95% dei propri clienti fanno parte della Fortune 1000, cioè di tutte quelle aziende o organizzazioni più importanti del globo. 1000 di queste, bene, il 95% sono clienti di Iron Mountain, perché per cui non si parla di una clientela spicciola. 16 miliardi il valore delle aziende che sono clienti e poi un dividendo al momento del 7.35%, e per chi investe in REIT con me è una cosa critica questa qui del dividendo, con 9 anni di incremento del dividendo consecutivi. Azienda che cresce molto, azienda che si espande, azienda che ovviamente va anche ad adeguarsi a quelle che sono le nuove normative e anche i nuovi target per il futuro. Proprio per questo l'azienda sta cercando di informatizzarsi. Come dicevo prima, l'azienda si sta modernizzando, sta creando dei data center, una possibilità di scannerizzare i documenti in maniera reale per aumentare la velocità del workflow delle informazioni, una governance che si occupa appunto di gestire meglio l'azienda, sta creando anche una piattaforma di intelligenza artificiale proprio per gestire meglio quello che sono i contenuti dell'azienda, cloud management per velocizzare le informazioni, per renderle più sicuri. Qui l'azienda, come dicevo prima, sta cercando di portare tutto quello che sono il suo business per adeguarsi alle esigenze dei loro clienti, che sono più di 230.000 e, come dicevo prima, più del 95% della Fortune 1000 companies. Qui possiamo vedere anche un attimino i servizi offerti dall'azienda, che sono tantissimi, come dicevo prima: data center, data protection, anche data restoration e migration, per cui quando l'azienda potrebbe aver perso i dati andare a cercare di recuperarli e migrarli da due piattaforme diverse all'altra, un servizio di clouding, un servizio di storage fisico e un servizio di storage offline, per cui ad esempio per chi usa Bitcoin sa che ci sono anche i wallet fisici, anche loro fanno una tipologia di archivio di questo tipo, avendo degli archivi offline. Storage e logistica hanno anche il trasporto appunto della documentazione, magari da diverse tipologie di archivi a un altro. Partono anche dall'ottimizzazione dedicata dell'archivio, per chi ha sempre un'azienda nuova e vuole iniziare dall'inizio. Fanno anche un archivio on demand per chi ad esempio è un'azienda un pochino più piccola. Ovviamente parliamo della Fortune 1000, ma ci potrebbero essere aziende molto più piccole. Una emergenza, per cui una gestione in emergenza dello storage e della consegna degli archivi, delle stanze dedicate per quanto riguarda il filing degli archivi. Comunque, come si può vedere, hanno anche una gestione dello shredding, che sarebbe la distruzione dei dati, che siano essi fisici o anche dal punto di vista IT. I dati vengono completamente cancellati o distrutti senza possibilità di recupero a richiesta. Alcuni dati magari secretati, potrebbe essere necessario fare così. E poi tutti i servizi digitali che sono stati implementati di recente: scanning and digital storage, information governance advisory services, intelligent content service platform, per cui tutto quello che è gestito con intelligenza artificiale, e così via. Data center,
Andiamo a vedere che i data center sono locati un po' in tutto il mondo. Abbiamo Amsterdam, Boston, Denver, Francoforte, Kansas City, Londra, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Phoenix, Scottsdale, Singapore e Virginia. Per cui aziende prevalentemente negli Stati Uniti d'America, ma abbiamo anche una serie di sedi europee. Abbiamo visto Amsterdam, Francoforte e Londra, ma anche nell'est Europa, Singapore, perché ovviamente le aziende governative, ma anche quelle fisiche, commerciali, soprattutto queste sono le aree in cui sono più diversificate, hanno più possibilità di crescita e ovviamente hanno più necessità di archiviare i propri dati, siano essi fisici ma anche siano essi informatici. Andiamo un attimino a vedere l'azienda su S&P Wall Street e qui possiamo vedere anche un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto prima. 225.000 sono le aziende che si fidano di Iron Mountain, 1.450 sono le costruzioni in 50 nazioni diverse, per cui Iron Mountain va a proteggere e ad archiviare miliardi di informazioni importantissime e di valore, che includono anche delle informazioni di business critica e anche dei dati di tipo sensibile. Per cui vanno a provvedere una soluzione che include sia lo storage sicuro, sia anche il management di queste informazioni, la loro trasformazione da fisica a digitale, la distruzione sicura e anche dei data center, dei cloud service e delle aree di archiviazione e logistiche che sono dedicate ai clienti in base alle loro esigenze particolari. Dunque, prezzo su S&P Wall Street che è un prezzo, diciamo, stabilmente in crescita, poi si è andato a lateralizzare dal 2013, ma l'azienda sta in quell'arco fisico del prezzo abbastanza sano, con dei supporti e delle resistenze che vanno fra i 27 e i 38 dollari. Ovviamente con questa digitalizzazione l'azienda vuole crescere anche per quanto riguarda il proprio business, i propri earnings, il proprio fatturato, per cui anche il capital gain potrebbe essere una componente che va a implementarsi nel futuro. Azienda che è fortemente sottovalutata in questo momento, anche per questa l'ho presa, un fair value che si attira intorno ai 60 dollari, non so se arriverà effettivamente a questi livelli, comunque secondo me un'area di 55-50 è già un ottimo capital gain. E per l'azienda, insomma, per quello che è il proprio business, anche vorrebbe dire significare una enorme crescita per quanto riguarda earnings e fatturato. Per quanto riguarda le prospettive, circa 43% di crescita di earnings è quella attesa e un 3.4% per quanto riguarda quello che è il fatturato. La salute finanziaria, essendo un REIT, ovviamente l'azienda ha tanti asset, ma in questo momento sta investendo tantissimo in asset tecnologici, informatici, appunto per cercare di colmare quel gap che si è venuto a creare fra l'asset fisico e quello digitalizzato. Per cui qui possiamo vedere ovviamente che c'è un profondo e forte debito e con un cash leggermente basso, però ovviamente la tipologia di debito è un debito che è stato utilizzato per la costruzione di asset che tendono appunto a digitalizzare l'azienda, per cui io mi aspetto e credo che questo debito vada a essere assorbito in un periodo di tempo, ovviamente non nell'anno, però in un periodo di tempo abbastanza breve. Un dividendo del 7.35%, ghiottissimo, soprattutto per chi come me punta tanto sugli REITs. Un'azienda in profonda ristrutturazione, per cui una profonda possibilità di crescere in termini futuri tantissimo. Ci credo tanto in questa azienda. Poi quando nel prossimo trimestre, per cui a marzo, farò l'aggiornamento nel mio portafoglio REITs, andremo a vedere anche come andrà performato, se effettivamente queste aspettative si stanno posizionando su solide basi, e insomma andiamo a vedere un po' di tutto. Il dividendo, ovviamente, come dicevo prima, è andato a crescere negli ultimi 9 anni e poi lo dovrebbero mantenere stabile fra il 7.3 e il 7.5%. Un payout ratio che è attualmente altissimo, perché l'azienda sta investendo tantissimo nella implementazione di nuove tecnologie appunto per crescere, e che dovrebbe ritornare un po' più sicuro. Diciamo che di solito i REIT americani hanno l'obbligo del 90%, qui siamo al 91% entro il 2024, che dovrebbe comunque essere coperto in maniera interessante. Bene, si conclude qui la mia piccola analisi su Iron Mountain, un'azienda nella quale credo tantissimo. Se questo video è stato di tuo gradimento, ovviamente ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e di iscriverti al canale se sei nuovo e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!